Ciao a tutti, sono Rosa Maria Bassi, conduco un programma che si chiama Sputo e Rospo e per caso oggi su Facebook ho trovato questa pagina che dice basta, stavolta facciamo sul serio una catena umana attorno al Parlamento italiano. Tanto vi voglio dire due righe di cosa c'è scritto. Buongiorno, ci presentiamo in due parole, ci identifichiamo con lo spirito rivoluzionario della non pagina FB Catena Umana. Attorno al Parlamento italiano, presente da diverso tempo nel web e da noi fondata. Siamo cittadini liberi, italiani, padri e madri, figli e nipoti che da diversi mesi non condividiamo, non solo a livello virtuale, certi ideali e abbiamo già proposto nel passato alcuni eventi che ci hanno portato in tante piazze italiane, a Roma e per ultima a Vicenza. È stato scritto solo un articolo sull'Eggo oggi e comunque ci sono circa 300, forse insomma sono aumentate di più o di meno, che comunque ad oltranza andranno avanti e stanno proprio lì al Parlamento, con tutta la pioggia, con le tende, si sono insomma accampati lì, pensionati, disoccupati. Domani noi verremo ad intervistarvi col Sputo e Rospo e poi andrà un servizio sul TG di Telestudio. Basta, stavolta facciamo sul serio, una catena umana torna al Parlamento italiano, pensionati, giovani, ragazzi che vogliono mandare a casa i politici. Nonna Narella, domani... Nonna Maria Chitti. Ecco, domani tu sarai presente lì con loro e comunque... E porca figlio. Eh? Non dire tante parolacce però, eh? Non dire tante parolacce. Ne dico. Perché sono persone che vengono da tutta Italia e adesso stanno pure alcuni con la tenda a dormire lì sotto la pioggia. Ma davvero? Eh sì, a oltranza staranno, domani arriveranno altri. Ma tu ancora vengi? Io arriverò alle 11 perché prima sto in radio, faccio il collegamento in radio, domani mattina ti chiamo pure in radio. Alle 10 e mezza stai in radio. Ecco, ti chiamo alle 7 e mezza, parlo con Cesare. E dopo con Cesare. Con Cesare. Dopo ti chiamo a te e poi ci. Senti, poi. Allora, che vuoi dire a tutti che adesso andrà il video sulla pagina loro? Che cosa vuoi dire a tutte queste persone che si sono stancate? Cittadini sono stanchi proprio. Sì. Dillo. Ragazzi, domani ci sto pure io, sono Annarella. Sto pure io lì a Catena Umana, perché si voglia, se stanno a mangiare tutto, se sono mangiati tutto. Sono 20 anni che Berlusconi ci ha mandato alla rovina e qua ci ha levato tutti i soldi brutto sotto. Noi dovremmo fare la Catena Umana e mandarli tutti a casa, tutti. Da prima all'ultimo. Ah. D'accordo? Domani sono lì con voi. Va bene, brava! Ciao, ciao. Ciao Anna, ciao. Allora, domani ci saremo, ci sarà pure Nerone, eccolo qui. Perché dal momento che dicono che può darsi, per non far dire, non c'era nemmeno un cane, noi verrà Nerone che è la nostra mascotte e formerà anche lui la catena umana attorno al Parlamento. Ricordiamoci comunque l'articolo primo della Costituzione che dice l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, e la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Ciao a tutti da Rosa Maria Bassi. A domani alle 11 appuntamento. Anche noi faremo le interviste. Ciao.